Lo strano scafo di Ineos, ci basiamo sulle prime immagini del Recon, qualcosa anche girato Sui social. sui social, insomma. Abbiamo visto un po' la barca, un po' da tutte le parti, non dall'alto, devo dire, ma insomma, però ci sono varie immagini dal basso. E la cosa che salta all'occhio è che sicuramente la parte che diremmo dell'opera viva, che però in realtà non è viva nel momento in cui sta Vola. fuori dall'acqua di solito, quella che diremmo l'opera viva è sicuramente la più particolare di tutte. Sì, dagli inglesi ci aspettavamo qualcosa di diverso, mentre abbiamo visto per le altre tre barche comunque un filo conduttore, comunque delle similitudini, qua onestamente non le troviamo. E appunto, come dicevo, ce l'aspettavo perché comunque gli inglesi sono quelli che hanno provato cose più strane durante tutta la fase precedente. Ecco, quello che salta all'occhio è sicuramente il fatto che tu hai una prua, diciamo, incrociatore molto, molto sottile nella parte bassa iniziale, poi che a un certo punto si apre Sì. in addirittura un basso, addirittura un doppio basso, quindi una doppia chiglia molto importante come sezione, molto Sì, importante, molto c'è grossa, assolutamente un bel che volume. però è anche molto corta, cioè a un certo punto finisce addirittura con una sorta di semplicemente uno skeg, cioè diciamo la chiglia va quasi a morire, la Sì, poppa sì, 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 sì. sostanzialmente muore, e finisce con uno skeg che peraltro è troncato ben prima Del timone. dell'elevator, timone, come che dir Così si dir si voglia. voglia, Esatto. esatto. Quello, secondo, come dicevamo, riprende un po' Patriot, diciamo, vagamente, sì, quello che era esatto, Patriot nella nella coppa prova scorsa. Esatto, precedente, però con delle trovate diverse, no? lo skeg, secondo noi, serve per nella fase di decollo. Se noi vediamo i filmati da dietro, c'è sempre una fase un po' dove la barca scoda sempre. E secondo me, questa parte della ghiglia, se la vediamo come un appendice, potrebbe dare stabilità Esatto. di direzione. Eh sì, perché il foil lavora ovviamente molto male da quel punto di vista, e poi in più esercita molta forza Esatto. laterale, quindi insomma ti aiuta poco a mantenere la direzione. Il timoncino è veramente minimo, e minimo è come immagino che sia E come poi avere in mano comunque, veramente poco o niente. muovendolo, comunque porti Esatto. comunque freni, quindi quello Esatto. non c'è dubbio, Quindi quindi può hai essere un vantaggio. questo qua, sicuramente poi nella fase di volo avrà la sua, insomma, separare il flusso, Sì, tutte le sì, sì, cose che sì, sì. abbiamo detto mille volte, però insomma, sicuramente nella fase di decollo, che è quella su cui ci concentriamo adesso, perché da un punto di vista aerodinamico, effettivamente questo modo di lavorare lo scafo, questo spigolo addirittura che c'è prima dell'arm, sembra veramente Sì, è un po' così particolare. particolare, sembra anche non particolarmente ben Aggraziato, avviato e esatto. connesso da un punto di vista delle linee, ecco, insomma, sembra piuttosto Sì, è spigoloso, ecco, spigoloso. non. Diciamo che quello che sembra è che ci si stia soffermando molto sulla fase di decollo. Poi quando si vola il problema, non si vola. Però è cercare di avvantaggiare il più possibile quella fase, quel transitorio specifico. Esatto, diciamo che allora, la linea viene definita da questa grafica molto importante che su cui però non bisogna soffermarsi troppo, sembra diciamo dare delle idee un po' diverse di come è in realtà lo scafo. In realtà lo scafo però parte sottile, ha questo Finisce ingrossamento e poi dopo a un certo punto si subito. finisce subito. Perché potrebbe essere stata fatta questa cosa? Diciamo che l'idea potrebbe essere quella appunto di aiutare proprio la fase, non tanto la fase di presa di velocità dello scafo, che dovrebbe essere simile magari a quello di altri, tipo abbiamo visto quanto New Zealand diciamo navighi abbastanza bene, molto meglio delle barche precedenti in, chiamiamolo, Slogante. dislocante. Beh, potrebbe essere una cosa interessante proprio nel momento in cui tu ti devi staccare dall'acqua, che hai il problema di, in un certo senso, o avere sufficiente forza da proprio essere sollevato, oppure comunque di uscire dall'onda che lo scafo produce, no? Esatto, Normalmente. tu facevi prima il discorso diciamo, il paragone con la planata. Ma sì, io parlavo della planata da profano nel senso di uscita dalla velocità critica, chiamiamola velocità critica dello scafo, no? Quindi io, lo scafo produce l'onda di una certa lunghezza, chiaramente io nel momento in cui devo uscire da quest'onda che mi crea un limite obiettivo È di chiaro. velocità, a questo punto o plano, oppure o ci rimango lì, chiaramente, Esatto, opa, opa. oppure plano. Questo è. Se però proviamo a immaginare che questa lunghezza d'onda che io faccio fatica a superare, a un certo punto non diventi più veramente un ostacolo, nel momento in cui
cambio drasticamente la mia lunghezza di scafo. Esatto. In questo caso noi abbiamo un volo livellato quando il peso del diciamo del velivolo, in questo caso della barca, è uguale alla portanza prodotta dalla superficie alare, quindi dal foil. Nella fase elevator, per quello che può fare. Esatto. Cioè. In caso di decollo, chiaramente non abbiamo una fase di equilibrio, quindi, ma abbiamo una forza portante maggiore. E quindi in questo caso ci alziamo un po'. Alzandoci un po', chiaramente noi andiamo a diminuire la lunghezza del galleggiamento e quindi andiamo a diminuire la superficie bagnata e quindi la resistenza di forma. Certo. E quindi è un po' che si innesca, diciamo, questo circolo tra virgolette vizioso che riduco la superficie, quindi aumento la velocità relativa, mi alzo sempre un po' di più finché poi non arrivo subito a volare, diciamo, credo, prima degli altri. Questa è un po' l'idea, quindi diciamo fondamentalmente di colpo è come se mi si riducesse la lunghezza del galleggiamento, quindi anche l'onda che io produrrei con questo, chiamiamolo secondo scafo o terzo scafo, perché poi va a due, certo. È come se questa barca andasse a due livelli, a quel punto lì quell'onda che si era creata prima dallo scafo, diciamo, principale, grosso, non è più il mio limite, io navigo comunque a una velocità superiore, quindi è come se... A me viene in mente di dire è come se fossi già implanata, non è una planata, non è giusto chiamarla così, però sicuramente non produco questo cavo d'onda, esatto, che può essere un problema, cioè non ho davanti a me un'onda importante che devo superare, sorpassare. Esatto, diciamo un po' un artificio, se ovviamente non va alla montagna io cerco soluzioni, quindi se io non riesco a superare l'onda accorcio la barca e lascio l'onda uguale, quindi a questo punto sono implanata. In questo caso funziona così, nel senso non ho davanti a me l'onda che mi limita, esatto, la velocità, e quindi riesco teoricamente ad andare più facilmente a una velocità superiore. Esatto. Arzigogolata? Probabilmente sì, forse la nostra spiegazione è possibilissimo, però certamente qualcosa avrà dovuto cercare, certo, in questo modo, cioè sicuramente è questa parte qua è molto più corta degli altri scafi, questo è sicuro, quindi c'è qualcosa che loro devono essere andati a cercare, e questa secondo me è una buona spiegazione. Diciamo che sicuramente non è fatto per caso, chiaramente. Cioè. Sì, devo dire un'altra cosa che posso dire è che probabilmente la manovrabilità, perché tu nel momento del decollo devi anche, diciamo, fare certo, dei movimenti tipo tipicamente orzare per fare il decollo. Beh, il fatto di avere uno scafo più corto mi dà più possibilità di manovrare sicuramente rispetto a uno scafo più lungo, quindi io cambio direzione e lo faccio creando meno drag di quello che posso fare con uno scafo più lungo. Quindi secondo me, ed è strano che molti abbiano lavorato sulla parte decollo come mi sembra che sia, sì, è come se a Barcellona si aspettassero tutti di dover decollare molto spesso. Esatto, sì. Cioè, sembrerebbe quasi da questa barca che si sia lavorato poco sulla parte aerodinamica durante, sì, il volo e molto invece su questo momento. Io lo capisco, perché se barche iniziano a decollare relativamente con facilità a quel punto lì, io me la posso anche giocare, il fatto, certo, di in prepartenza di andare piano, e di andare a giocare con l'altro a bloccarlo, perché solo, tanto so che magari decollo. Non solo, poi diciamo che Barcellona comunque ci aspettiamo condizioni mediterranee, quindi comunque, certo, un vento variabile in intensità, certo, e quindi il fatto di cadere dei foil e poi avere facilità a ridecollare, comunque anche questo è un vantaggio. Sì, magari non in così poche regate, per questo è il punto. Esatto. Probabilmente dà l'idea, poi adesso questo lo vedremo poi nella pratica, dà l'idea che si sia lavorato su una percentuale di regate da risolvere in questo modo qua piuttosto alta. Sì, e sì. Questa è una cosa interessante e diversa rispetto in a passato, quanto si è fatto in Nuova Zelanda, questo sicuramente. Vediamo come, quando la metteranno in acqua, si vedrà un po' meglio anche tutto, e vedremo anche altre probabilmente trovate che hanno avuto gli inglesi. Va bene, ciao, buona giornata. Ciao.